Allora, niente, ci siamo conosciuti per un servizio fotografico. E quindi facevamo insieme un servizio e poi, vabbè, ci siamo rivisti, ma ci siamo conosciuti 5 anni prima. Ah, prima ancora? Sì. Perché poi la storia invece poi abbiamo rilavorato 2020, insieme, no? Poi abbiamo rilavorato insieme, poi così, poi vabbè. E poi adesso a gonfie vele. Senti, ma l'amore, diciamo, adulto, no? Rispetto alla passione giovanile, perché tu hai conosciuto Vittorio, che eri veramente una ragazzina, tra poco vedremo delle foto, in che cosa è diverso? È più tollerante, una donna grande capisce di più, no? Sa che non siamo perfetti, sa che la vita è più complessa di quello che sembra. E quindi sei più tollerante, capisci, accetti di più certe cose. So che però con Vittorio Cecchigori, dopo 17 anni e mezzo per arrivare al divorzio. 18? 18. Ah, 17 e mezzo per avere il divorzio, ma 18 e mezzo siamo stati insieme. E poi siete stati insieme. Sì. Ma insomma, dopo battaglie, no? Battaglie importanti nel momento della separazione, ormai tutto va, diciamo, molto bene, perché lui ti chiama per darti la buonanotte. Sempre, tutti i giorni. Davvero? Sempre, tutti i giorni. Tutte le Perché sì, perché alla fine la famiglia è la famiglia, lui era figlio unico, i suoi genitori sono morti, non ha più nessuno, chi gli risponde il telefono la sera tardi? Io. Certo, gli rispondi tu. Pronto, però, ciao, così, però, com'è andata? Però questo significa che tu sei stata capace di costruire, di ricostruire un rapporto, non è mai scontato. Soprattutto nelle donne, certo. E anche di dimenticare un po', di lasciare da parte certi rancori, no? Certi dolori, un passato, perché tu hai detto è stato molto sofferta la separazione, il divorzio, è stato molto sofferto tutto, nel senso che è stata talmente una crescita enorme quella che abbiamo fatto nel lavoro, parlo, che è una cosa che forse interesserà più di tutti, ragazzi, sì, perché loro forse hanno trovato una strada, forse hanno un'idea di una strada, forse devono trovare una strada. E allora come si trova questa strada? Oppure come si trova il successo? Sì.